polizia danese. I would like to know what is happening near to the Marriott Hotel. But it's a secret meeting or something like that. Ah, exactly. So it's a secret meeting. 2014, Copenaghen. Ci troviamo di fronte al Marriott Hotel, dove è in corso la riunione del Club Bilderberg. Le immagini che avete appena visto sono tipiche di una riunione del G8 o del G20, che tutti i mass media documentano normalmente. Invece, in questo caso, di questo meeting non si deve parlare, perché gli argomenti di cui si discute sono segreti. All'interno di questa riunione c'è anche una giornalista italiana, anzi, la presidente di Rai News 24, Monica Maggioni, colta in flagrante all'ingresso dell'hotel Marriott da un mio repentino scatto fotografico. Qui a Copenaghen non sono solo, sono con Francesco Amodeo, scrittore e blogger esperto di questi temi. E la mia prima domanda è stata questa: come mai, se c'è una presidente di una TV pubblica italiana, Monica Maggioni, di Rai News 24, la TV continua a censurare questi argomenti? Perché vengono prese decisioni che hanno un forte impatto sulle scelte di governo, scelte che favoriscono queste lobby finanziarie, ovviamente in contrapposizione con quelli che sono gli interessi dei popoli e degli stati nazionali. Se analizziamo chi ha indotto la crisi dello spread, che ha portato alla caduta dell'ultimo governo democraticamente eletto e all'imposizione di Mario Monti, notiamo un ruolo determinante avuto dalle grandi banche che hanno venduto in maniera massiccia e improvvisa i titoli di Stato italiani, come ha fatto la Deutsche Bank o la Goldman Sachs, addirittura arrivando a vendere l'88% dei titoli di Stato in 6 mesi. Oltre alle responsabilità della Banca Centrale Europea, che ha ritardato l'iniezione di liquidità e ha imposto al governo delle misure irrealizzabili in quel contesto. I presidenti di queste banche erano tutti membri del direttivo del Bilderberg, proprio come Monti, e anche di altre organizzazioni ultraliberiste che hanno esclusivamente fatto gli interessi del capitalismo speculativo, come la Goldman Sachs, la Commissione Trilaterale o il Gruppo dei 30. Il presidente della Deutsche Bank, il presidente della Goldman Sachs e il presidente della Banca Centrale Europea erano tutti e tre insieme a Monti alla riunione del Bilderberg 2011, che si è svolta proprio alla vigilia dell'investitura di Monti alla presidenza del Consiglio, ossia nel periodo che, secondo il segretario del Tesoro Timothy Geithner, si consumò un complotto europeo ai danni dell'Italia. E si riunirono proprio a St. Moritz, che, se ricordate bene, è la località dove il giornalista Friedman ha raccontato che Monti incontrò De Benedetti, dimenticando o omettendo volontariamente che proprio in quella località e in quel periodo Monti incontrò invece i 120 tra gli uomini più importanti del mondo, alcuni dei quali favoriranno proprio il suo arrivo alla presidenza del Consiglio. Draghi, Monti e Trichet sono tutti membri del Bilderberg. Monti e Trichet fanno insieme parte del direttivo di questo gruppo. Sono tutti e tre membri della Trilaterale. Addirittura Trichet ha sostituito Monti alla presidenza europea di questa commissione di membri del capitalismo speculativo. Trichet è presidente della lobby Bruegel, della quale Monti è presidente onorario. Monti e Draghi provengono dalla Goldman Sachs, il cui presidente è Peter Sutherland, membro del direttivo del Bilderberg. Alla riunione del 2011 con loro c'era anche Joseph Ackermann, il presidente della Deutsche Bank. Ora capite i legami incredibili che ci sono stati tra Mario Monti e i rappresentanti della finanza speculativa che hanno agito sui mercati in quel periodo. Geithner ha parlato di funzionari europei coinvolti nella vicenda. E chi più di lui può saperlo, visto che fa parte dell'esclusiva lobby chiamata Gruppo dei 30, insieme a Draghi e Trichet, che si sono avvicendati alla presidenza della Banca Centrale Europea e che insieme hanno inviato in quell'estate del 2011 la celebre lettera che ha destabilizzato il governo Berlusconi, accelerandone la caduta. La stessa BCE, che come denunciato dal senatore Garavaglia il giorno della nomina di Monti a senatore a vita, mandò i propri funzionari in commissione bilancio ad intimare di sostenere un futuro governo Monti, minacciando che in caso contrario la BCE non avrebbe più acquistato titoli di Stato. Meno di una settimana dopo ci ritroviamo Monti presidente del Consiglio. L'ingerenza di queste lobbies non fu determinante solo nel 2011, ma anche l'anno successivo,
quando alla riunione Bilderberg 2012 un tale Enrico Letta fu chiamato a sostituire Monti alla riunione del club in America, per poi sostituirlo anche al governo dell'Italia, ancora una volta senza alcuna investitura popolare. Tutto questo non è successo solo in Italia. Anche in Grecia i mercati hanno causato la caduta di un governo democraticamente eletto per favorire l'arrivo di un tecnico, Papademos, vicepresidente della BCE. Proprio ai tempi di Trichet e proprio come Monti, membro del Bilderberg, della Trilaterale e della Goldman Sachs. La stessa Goldman Sachs che nel 2001 truccò i conti della Grecia per entrare nell'euro. E lo fece proprio con Papademos, che era governatore della Banca Centrale Greca. Spiegherà Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, presidente della vigilanza RAI, a convocare la presidente di Rai News 24, Monica Baggioni, che al Bilderberg quest'anno ha partecipato, e farsi dare chiarimenti in merito, o quantomeno capire di cosa parlano.